Ciao amici, oggi andiamo a preparare una torta per le colazioni, per le festività di Natale. Questa torta si chiama Torta Paradiso. È una bontà incredibile. Per le colazioni piace a tutti, i grandi e i piccini. È squisita, veramente squisita. Andiamo a vedere gli ingredienti che servono. Gli ingredienti che servono sono 150 g di zucchero, 180 di uova intere, 50 g di fecola, la scorza di un limone biologico, 3 tuorli, 3 g di lievito, 90 g di farina 00 e 90 g di burro, che questo sarà poi fuso e lo useremo burro fuso. Nella nostra boule mettiamo le uova intere, lo zucchero e le montiamo. Le montiamo in prima velocità. Aggiungiamo un pizzico di sale, questo perché dà l'esaltazione del dolce, e la scorza di limone. E aumentiamo la velocità fino al massimo, perché le uova devono montare. Mentre le uova montano, noi ci setacciamo la farina insieme alla fecola e al lievito. La setacciamo per 3 volte. Ecco qua. Dopo circa 8 minuti aggiungiamo un tuorlo alla volta. Abbassiamo la velocità, aggiungiamo un tuorlo alla volta. Lasciamo lavorare per altri 5 minuti. Guardate il nostro impasto. Adesso aggiungiamo la nostra farina setacciata. Abbassiamo la velocità. Poco per volta, se no facciamo una nuvola di farina.
Adesso aumentiamo la velocità in modo che così si amalgama tutto bene. Ok, il nostro impasto è quasi pronto, guardate. Perfetto. Con una spatola recuperiamo tutto la farina che non è stata inglobata nell'impasto. Qua abbiamo il nostro burro fuso, adesso mettiamo una parte del nostro impasto qua dentro. Lo inglobiamo. Questo per facilitarci l'inserimento del burro nell'impasto. Ecco qua, adesso lo versiamo nell'impasto. E con movimenti dall'alto verso il basso inglobiamo, uniformiamo l'impasto. Guardate che perfetto. Ci siamo imburrati una tortiera, questa è una tortiera da 20 cm e abbiamo messo la carta da forno sia sulla base sia sul bordo. Adesso ci trasferiamo il nostro impasto. Livelliamo la nostra torta e la inforniamo a 190 gradi per 40 minuti. Forno preriscaldato a 190 gradi per 40 minuti. Trascorso 40 minuti, siamo fuori la nostra torta. Ho messo un foglio di pellicola perché ho visto che si stava scurendo troppo sopra. Guardate che bella. Adesso la lasciamo un po' raffreddare. Allora, per evitare che si attacchi alla carta, noi lo scaldiamo con un po' di zucchero semolato. Quindi, 1, 2, 3. Guardate qua, che perfezione. Togliamo la nostra carta. Ecco qua la nostra torta. Morbida, profumata di limone, un po' di zucchero a velo. Ma facciamo un assaggio? Ma certamente. Guardate qua. Spettacolare.
qua è rimasto un pezzettino. Si scioglie in bocca ed ha questo retrogusto di limone e burro. Una favola, proprio una favola. Non resisto più. Diciamo che è una delle mie torte preferite. Torta paradiso durante le festività natalizie. Fatela così. Assaggerete una torta che è spettacolare, semplice ma spettacolare. C'è l'acquolina ancora in bocca. Dai, se vi piace il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così vi arriverà la notifica di ogni volta che io scriverò qualche video nel mio canale. Ciao, al prossimo video.